In che rapporti sono oggi Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo? Perché lei non sarà al concerto in Piazza del Plebiscito? La storia fra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo ha fatto sognare i fan. I due hanno avuto una lunga storia d'amore da cui è nato Andrea, che oggi ha 12 anni. Ma perché la cantante non sarà presente al concerto del suo ex compagno in Piazza del Plebiscito a Napoli? Con chi canterà un nuovo bacio? Leggi anche Joliet, chi è il rapper napoletano? Vero nome, età, data di nascita, dove è nato, fidanzata, che significa il suo nome, in che quartiere abita, dove lavorava, canzoni, patrimonio, Instagram. In che rapporti sono Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tuttora in buoni rapporti per il bene del loro piccolo Andrea, ma anche perché la love story non è finita poi così male. Nonostante la sofferenza per la rottura, non c'è stato spazio per ripicche o recriminazioni e l'atmosfera è sempre sembrata pressoché serena tra le due parti. Gigi D'Alessio insieme al figlio Andrea. Oggi D'Alessio ha una compagna, la trentenne Denise Esposito, che il 24 gennaio scorso l'ha reso papà per la quinta volta del piccolo Francesco. Gigi D'Alessio e Denise Esposito. Anche la Tatangelo ha voltato pagina fidanzandosi con il bellissimo rapper partenope Olivio Cori. La loro love story, però, nonostante fosse in odore di fiori d'arancio, è purtroppo giunta al capolinea recentemente ed improvviso dopo circa 2 anni d'amore. Foto di chiocciola Anna Tatangelo, IG, perché si sono lasciati? Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati per ragioni che fortunatamente non hanno scalfito la stima reciproca che li lega ancora oggi, nonostante la sofferenza per la rottura. È stata la cantante ad aprirsi di più sulle motivazioni che li hanno spinti verso l'addio. Ed ecco le sue parole, con chi canterà un nuovo bacio? Anna Tatangelo non sarà sul palco del concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove Gigi D'Alessio festeggerà i suoi 30 anni di carriera musicale. I due hanno collaborato a diversi duetti, ma non sappiamo chi prenderà il posto della cantante nei brani che suonerà il suo ex compagno. Seguici su Instagram cliccando qui.